Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato ai famosissimi burricorpo della Sien. Vi parlo nello specifico proprio di questo prodotto qui, ossia dei burricorpo idratanti che usciranno nei prossimi giorni in tutti i punti vendita Lidl. Come prima cosa vi anticipo assolutamente che non si trovano in gamma permanente, quindi non troviamo questi prodotti tutti i giorni quando andiamo da Lidl magari a fare spesa o a comprare una cosa rispetto ad un'altra, ma sono disponibili solo in determinati periodi dell'anno. Infatti saranno disponibili dal 22 gennaio, me li vedete già in mano perché naturalmente io già li avevo provati perché erano usciti già lo scorso anno. Ve ne ho parlato in alcuni video, ve ne lascio uno qui sopra in cui vi spiego le mie prime impressioni, perché comunque l'anno scorso, come potete vedere, avevo utilizzato e provato solo questo. Ho poi acquistato quest'altra confezione anche per fare un paragone e per parlarvene meglio. Le fragranze che usciranno quest'anno sono ben tre e sono cacao, cocco e mango. Io ho già provato il burro per il corpo al cocco e naturalmente il burro per il cocco al cacao o comunque al cioccolato. Quello al mango non l'ho mai acquistato per una scelta personale, in quanto preferisco queste fragranze, diciamo, più golose. Le confezioni, come vedete, sono molto molto particolari perché sembrano, come dico io, quelle di una marmellata, in quanto hanno questa cerniera molto molto resistente, molto molto forte, che permette di sigillare bene il prodotto e non va a contatto né con l'aria né con l'acqua. È proprio una confezione ermetica e fatta benissimo. Tutti i barattoloni contengono 400 ml di prodotto e su ognuno di questi possiamo trovare la scadenza. Riguardo gli ingredienti, vi posso dire che c'è stato un po' un dibattito, più o meno sono tutti uguali, nel senso che sia la fragranza mango che cacao che cocco hanno più o meno lo stesso inci. Sono pieni di burri naturali, di acqua, di glicerina, di olio di soia, olio d'oliva, olio di cocco, estratto di cacao, tra i primi ingredienti dell'inci. Mentre nell'ultima parte ho notato che entrambi, almeno questi che ho io qui, ma mi ricordo anche quello al mango che avevo visto in negozio, contiene un bel po' di parabeni che in questo caso hanno la funzione di conservanti. Anche il tetrasodium DTA, che non è tanto nocivo per la nostra pelle. Io ragazze sinceramente li ho usati tranquillamente perché comunque so che gli ingredienti, sapendo un po' anche leggere l'inci, so che gli ingredienti nocivi sono tutti tra le ultime posizioni e comunque dentro appunto il prodotto stesso troveremo una piccola parte di essi. Allora, devo dirvi che, come potete immaginare, hanno una consistenza molto molto burrosa, hanno un colore bianco e naturalmente, essendo burri per il corpo, sono adatti per lo più a zone del corpo molto molto secche o comunque a chi ha la pelle estremamente secca. È per questo che ho terminato e sto terminando anche quest'altra confezione, perché comunque la trovo molto molto adatta post depilazione o comunque quando sento, soprattutto d'inverno, una pelle tanto tanto secca. Non consiglio assolutamente l'utilizzo sul viso. Questi prodotti utilizzateli, come è specificato anche qui, più che altro sul corpo. Sono naturalmente adatti per pelli normali e secche e sono anche a base di burro di karité, quindi molto molto idratanti. Sicuramente non si assorbono molto facilmente come una crema, altrimenti, vi ripeto, qui sopra ci sarebbe scritto crema per il corpo, invece c'è scritto burro per il corpo. Dovete capire che questo prodotto è una mousse, non è una vera e propria crema, quindi bisogna stare a massaggiarlo per bene, per molto molto tempo, e proprio questo permetterà alla pelle alla fine del massaggio di essere molto molto più nutrita e più idratata allo stesso tempo. Io ragazze quindi ve li consiglio assolutamente. So che non sono prodotti 100% biologici, ma comunque che vanno più che bene perché sono tutti a base di oli e di burri naturali. Fatemi sapere ragazze anche voi come vi siete trovati con questi prodotti. Io vi dico che hanno delle profumazioni pazzesche e che si sentono davvero tantissimo, quindi se amate cocco, cacao o mango prendetene almeno una, e hanno un prezzo di 4,90€.
49. Comunque ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel pollice in su di supporto. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!